ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per fare un book tag, che è un video che io non faccio così spesso, però questo qui mi era stato richiesto su Instagram ed è un book tag ispirato alla vita di Agatha Christie, quindi sarebbe di Agatha Christie book tag, dove ci sono 10 domande legate a 10 momenti della vita della Christie. Visto che quest'anno si può riassumere con il Sara si appassiona ai giallo e ai thriller e si innamora di Agatha Christie, direi che è proprio il tag perfetto per me in questo momento, come mi avete appunto consigliato, ma direi quindi di buttarci direttamente a capofitto nelle domande. La prima domanda è: un libro ambientato in Inghilterra. Questo perché Agatha Christie nacque in Inghilterra il 15 settembre del 1890. Io leggo tantissimi libri ambientati in Inghilterra, sia che siano in Inghilterra contemporanea che fantasy. Il primo che mi viene in mente forse è proprio per affezione personale, The Infernal Devices di Cassandra Clare, che sarebbe la saga di Shadowhunters, Le Origini, che è ambientata nell'istituto di Londra, quindi seguiamo le avventure dei personaggi del mondo Shadowhunters nuovi, che appunto non conoscevamo in precedenza, ambientati più o meno nello stesso periodo, 1800, metà 1800, che combattono demoni in crinolina. Io adoro questa cosa profondamente, è la mia serie preferita di Cassandra Clare e sembra ambientato a Londra a inizi, fine 800, inizio 900, invece la serie di Chain of Gold, che è iniziata appunto con La Catena d'Oro, che è uscito quest'anno stesso. Sono due libri appunto che mi vengono subito in mente quando penso all'Inghilterra e a qualcosa di ambientato lì. E al momento questo è tutto ciò che il mio cervello vuole dirmi. Fine. Wow, ne ho letti tantissimi, vi giuro che leggo tantissimi libri ambientati in Inghilterra. Per citarne uno, c'è cioè Orgoglio e Pregiudizio, Cime Tempestose, però in questo momento mi veniva soltanto Shadowhunters. Bene, il tilt del mio cervello. Andiamo avanti con la seconda domanda, che è: un libro in cui è morto il padre / tutor / maestro mentore. Perché il padre di Agatha Christie morì quando lei aveva 11 anni. Quindi un libro in cui viene a mancare una delle figure principali nella vita del protagonista o della protagonista. In questo caso me la modifico un pochino e mi gioco sulle tracce di Jack lo Squartatore di Kerry Maniscalco, di prossima uscita il 15 settembre per la Oscar Vault. Questo perché in realtà la protagonista Audrey Rose ha perso la madre, non il padre, non il suo mentore, ma la madre, che era la persona a cui era più legata per una malattia virale, motivo per il quale il padre diventa iperprotettivo e non la vuole far uscire di casa, quando l'unico sogno di Audrey Rose è quello di poter seguire le orme dello zio, che è un medico forense, e diventare se stesso un medico forense, quindi si traveste da ragazzo per partecipare alle sue lezioni. E le cose si complicano ovviamente con gli omicidi di Jack lo Squartatore, perché Audrey Rose vorrà indagare. Molto bello, anche questo è ambientato a Londra, però sempre nel 1800, e quindi vedete che in realtà io di libri ambientati a Londra ne ho letti tanti, però il mio cervello voleva morire. Questo libro è molto molto bello e poi consigliatissimo per la Christie, perché c'è sempre l'aspetto investigativo, anche se estremamente più semplice rispetto ai libri di Agatha Christie, che sono super complessi secondo me da risolvere come misteri. Io ve lo consiglio tanto perché c'è ovviamente un omicidio da risolvere e un colpevole da scoprire. Andando avanti, la prossima categoria è un libro ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Questo perché Agatha Christie fece l'infermiera volontaria durante la Seconda Guerra Mondiale. Io purtroppo non ho letto praticamente nulla ambientato proprio nel periodo della guerra, però l'unica cosa che mi viene in mente da associare è La straniera di Diana Gabaldon, perché in un modo o nell'altro si collega a questa tappa della vita di Agatha Christie, in quanto anche Claire Randall, la protagonista di questa serie, faceva l'infermiera volontaria durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro è ambientato subito dopo, per l'inizio, perché poi in realtà lei viene portata indietro nel tempo nella Scozia e quindi si ambienta in un'altra epoca, però inizialmente Claire viene fuori da quello che è il periodo della Seconda Guerra Mondiale, e comunque l'influenza del periodo delle guerre la fa cambiare e porta a costruire la storia con Claire come proprio infermiera, quindi è una gran parte di quello che è il suo bagaglio culturale. Molto carino, è un romance storico che penso più o meno sappiate tutti di cosa parla, in quanto è uscita una serie TV molto famosa, sono uscite 4 stagioni o 5 stagioni già, quindi io ve lo consiglio, è molto molto carino. E poi se no potete guardare la serie TV, anche se
soprattutto per le chiappe d'oro di Sam Yukin. Ho detto quel che ho detto perché sono veramente fatte d'oro, quindi io ve la consiglio tanto. La serie TV mi piace leggermente di più dei libri, anche se i libri comunque li ho letti, sono molto validi. La prossima categoria è libro che mi ha lanciato nel mondo letterario e ho letto per mio piacere. Qui ci buttiamo invece nelle origini del trash intrinseco che è Sara e quindi il canale Orange Dinosaur Hour, perché il libro che mi ha portato alla lettura e a diventare una grande lettrice è Twilight. In realtà prima di Twilight avevo letto due libri un po' più da ragazzi più grandi e non da bambini, che erano Eragon ed Eldest di Christopher Paolini. All'epoca non era ancora uscito il terzo libro, Brisinger, dopo aver visto il film, però li avevo presi in prestito alla mia biblioteca del paese. Non avevo accesso a internet così tanto da riuscire a capire quelli che potevano essere i miei gusti letterari. Sapevo che mi piaceva il fantasy, però ero nel momento proprio super adolescenziale in cui volevo anche del romance. Quando è uscito Twilight io ho fatto jackpot, perché ho trovato veramente quello che mi interessava leggere, e da quel momento in poi ho comprato tutta la serie e non mi sono più fermata. Ho continuato a leggere, tutto il resto è storia, perché adesso siamo qui, siamo partiti da quello. Quindi sì, Twilight, devo essere sincera, è il libro che probabilmente ha dato il via a questa mia grande smania, a questa mia fame di libri. Quindi grazie a Stephanie Meyer. Andando avanti abbiamo un personaggio principale indimenticabile, perché ovviamente la Christie ha creato Hercule Poirot, che è il suo detective più famoso e un'icona della letteratura poliziesca. Nel mio caso non potevo non nominare Mia Corvere, tratta da Nevernight di J. Christoph, è il mio personaggio preferito in assoluto ed è indimenticabile almeno per me, perché ovviamente poi è tutto estremamente soggettivo. Mia Corvere riuscì a tirare fuori parti di me che non pensavo fossero così assopite. La lettura di Nevernight per me è stata veramente quasi terapeutica, mi ha portato a capire cose di me e a sentirmi compresa, a sentirmi accettata, a farmi realizzare tante cose, oltre al fatto che è estremamente bello, cioè un fantasy con incontro VIP, che quindi va a letto. Ma Mia Corvere è un personaggio che quando ho letto io Nevernight non era così comune, perché ormai io l'ho letto 5 anni fa, Nevernight, oh mio Dio, sono vecchia, 5 o 4 anni fa. E all'epoca non c'erano questo tipo di personaggi femminili che sanno quello che vogliono, non hanno paura di fare di tutto per poterlo, appunto, per poterselo prendere, che sono sicure di loro, della loro sessualità e di quello che sono le loro emozioni, e quindi Mia Corvere mi è entrata nel cuore e non se ne andrà mai più. Adesso ce ne sono molti di personaggi di questo tipo, perché tra virgolette è diventato un po' di moda. Io non mi lamento, perché sono i tipi di personaggi che effettivamente di cui mi piace leggere. Prima erano presenti soltanto in qualche libro fantasy per adulti che non leggevo, ma Nevernight col Mio Corvere, appunto, secondo me ha un po' aperto le porte a questo genere di personaggi. Ed è anche il motivo per cui secondo me è diventato così famoso, nonostante, cioè, oltre al fatto che è indiscutibilmente uno dei libri più belli di sempre, no vabbè. Il fatto che è scritto bene, è una storia bellissima, però anche Mia ha aiutato tanto, e quindi Mia Corvere forever nel cuore. Io penso che oramai vi siate stufati tutti di sentirmi parlare di Nevernight ogni 3x2, però io non posso farne a meno. La prossima categoria è libro che hai perso o dato in prestito senza poterlo recuperare, perché il 3 dicembre del 1926 Agatha Christie scomparve senza lasciare traccia. Questa è una cosa più belle cose della sua biografia, e la sua auto fu trovata abbandonata. Dopo 11 giorni fu trovata in un albergo e raccontò di non ricordare come era finita lì. In realtà è diversa la storia, però un giorno vi farò un video sulla vita di Agatha Christie, perché è meravigliosa. In realtà per me non ci sono, perché io non presto molto spesso i miei libri e non mi è mai capitato di poi non riceverli più indietro, anche perché scasso le palle in un modo assurdo. La sei mai finito? Hai finito? Me lo ridai? Me lo ridai, e quindi me li ridanno. Poi ovviamente con le amiche di cui mi fido, a cui presto effettivamente i libri, se poi non me li ridanno so dove abitano e gli vado a bussare a casa, quindi fondamentalmente non mi capita, perché io non presto libri. Io non prestate i vostri libri a persone che non conoscete poi così bene, perché non vi tornano indietro, fidatevi. La prossima categoria è autore a cui hai dato un'altra chance dopo aver letto il suo secondo libro, insomma, di cui il primo libro non ti era piaciuto e gli hai dato una seconda opportunità. Perché Agatha Christie fu sposata per la seconda volta con un archeologo più giovane di lei. Di questo matrimonio fu pieno di amore e dopo la sua morte il marito sopravvisse solo 2 anni.
Comunque, allora, un libro, un autore a cui ho dato una seconda opportunità, secondo me ce ne sono molti, fondamentalmente poi però me ne sono sempre pentita. Per esempio con Terra Mafia, a me non era piaciuto Shattermi, poi sotto grandi insistenze di mie amiche ho continuato, effettivamente il secondo mi è piaciuto, poi il resto di nuovo uno scatafascio senza fine. Ho dato una seconda opportunità a Veronica Roth con Karl Marx, me ne sono pentita subito, quindi anche lì ho sbagliato profondamente. Altri autori di cui non mi era piaciuto il primo libro e che ho di cui ho letto un altro titolo. Ora non mi vengono in mente altri oltre questi due esempi che vi ho fatto, però ce ne sono sicuramente, perché proprio un po' di tempo fa mi era venuta in mente questa cosa. Però fondamentalmente non sono il tipo di persona che non dà altre possibilità, cioè sono pronta a leggere i libri futuri di questi autori semmai le loro idee, comunque la trama iniziale mi ispiri, insomma, diciamola così. Andando avanti abbiamo: libro che hai preso in viaggio, ti ha accompagnato in vacanza. Allora, io non ho una memoria così ferra da ricordare vacanze che vanno più indietro dell'anno scorso, quindi diciamo che il libro che mi ha accompagnato in vacanza a Londra l'anno scorso è stato The Devouring Grey di Christine Lynn Herman. Questo perché era una delle autrici che era al panel dello Yalk quell'anno lì e io l'avevo iniziato a leggere prima di partire, quindi me lo sono semplicemente portato per terminarlo sull'aereo e così è stato. Però mi rimane questo piacevole ricordo, perché comunque poi ho incontrato l'autrice, ne ho potuto parlare, il libro mi era piaciuto molto, molto dark, molto un pochino spaventoso, e mi aveva tenuto grande compagnia durante l'aereo, dove in cui l'ho finito proprio praticamente. Un libro molto particolare di questa ragazza che dopo la morte della sorella, insieme alla madre torna nel paese di origine, ma iniziano a succedere cose strane, inizia ad avere dei vuoti di memoria e inizia a trovarsi in posti diversi rispetto ai quali in cui si era addormentata. Conosce altri coetanei in questa cittadina dove ci sono quattro famiglie fondatrici che sembrano quasi riverite e idolatrate dagli abitanti del paese, e poi si verrà a scoprire perché. Lei stessa fa parte di una di queste famiglie. Ha un'atmosfera molto particolare e un pochino inquietante, come piace a me, con sempre quell'aria di mistero di fondo che aleggia perennemente sulla narrazione fino alla fine, insomma, che sono atmosfere, insomma, particolari che a me piacciono e intrigano molto. So che non sono il tipo di tutti, però se state guardando BookTag di Agatha Christie, il mistero non può che stuzzicarvi. Quindi andando avanti con la penultima categoria, è il libro che ti ha lasciato in un momento di blocco del lettore difficile da superare, perché Agatha Christie morì il 12 gennaio 1976, 85 anni. Allora, sicuramente io finisco nel blocco del lettore dopo aver letto libri particolarmente belli. Adesso mi viene in mente il momento dopo il quale ho letto The Seven Husbands of Evelyn Hugo, perché di Taylor Jenkins Reid, perché il titolo, il libro era talmente bello, talmente profondo, che mi ha lasciato così scossa da essere veramente fisicamente incapace di prendere in mano un altro libro prima di aver potuto metabolizzare appieno quella che era la storia e il messaggio che voleva lanciare. È un libro veramente bellissimo, che è anche un po' diverso da quello che leggevo di solito, perché parla di questa giornalista che, alla quale viene offerta l'opportunità di una vita, cioè quella di scrivere la biografia di questa starlet hollywoodiana che è Evelyn Hugo, che non rilascia interviste da tantissimo, tantissimo tempo e che è famosa per aver avuto 7 mariti. Non si sa perché viene scelta proprio Monet. Il libro parla di Monet stessa che intervista Evelyn, e si alternano capitoli dal punto di vista di Monet e la storia di Evelyn stessa, che è una storia meravigliosa, che tratta tanti temi importanti in un modo meraviglioso e che tutti secondo me dovrebbero leggere. Non voglio dirvi di più di così, però se cercate un libro ricco di quello che è il fascino della vita hollywoodiana, il glamour hollywoodiano, degli inizi, degli anni d'oro del cinema, associato a scandali di tabloid, ma anche a soggetti e tematiche molto più umane e attuali, io ve lo consiglio da morire. E ovviamente mi ha messo nel blocco delle letture perché nulla dopo poteva essere all'altezza, e così è stato per un bel po' di tempo. Andando avanti, l'ultima categoria è società o gruppi a cui appartieni che hanno a che fare con la lettura. In questo ovviamente faccio proprio selfless promo, perché faccio parte insieme a Mirko di Mirko Smith e Andrea di Andrea Belfiori del Book Hunters Club, che è un book club a cadenza mensile per lo più, in cui leggiamo dei fantasy per adulti, per cui faccio parte di questo gruppo
fuori questa società segreta che è il Book Hunters Club. Quindi, se volete, durante questo mese stiamo leggendo lo Hobbit di Tolkien e ci sarà la live show appunto proprio sul mio canale, quindi non potete perdervela e mi farebbe piacere se decideste di partecipare. Comunque, oltre a questo, mi viene in mente proprio la community di BookTube o di Bookstagram, che sono tutte community nelle quali parliamo tutti di libri e quindi si creano questi grandi gruppi di io consiglio a te qualcosa, tu consigli a me qualcosa, visto che abbiamo più o meno gli stessi gusti e niente, queste sono le risposte che mi vengono in mente al momento. Ebbene sì ragazzi, questo è tutto per il mio book tag ispirato ad Agatha Christie. Io spero che vi sia piaciuto, vi lascio giù nell'info box il link del blog dal quale ho trovato le domande e fatemi sapere qual è il vostro libro preferito della Christie. Il mio al momento presente è Assassinio sull'Oriente Express. Quanto sono banale. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!